Quando prima di morire lui incontrò il cardinale di Firenze, gli disse: sai Eminenza, che differenza c'è tra me e lei, che io sono avanti mezzo secolo rispetto a lei. E il cardinale Martini ha chiosato: non mezzo secolo, due secoli. Arezzo ha ricordato Don Milani a 100 anni dalla sua nascita in un incontro ospitato dalla sala della Curia Vescovile ad Arezzo. Qui la presentazione del libro Don Milani, vita di un profeta disobbediente, scritto dal giornalista Mario Lancisi. Ci sta precedendo avanti e che in qualche modo il Papa Francesco ha capito di questa profezia di Lorenzo Milani, è andata a Barbiana proprio a riconoscere che la pietra scartata dai costruttori, cioè l'uomo mandato in esilio a Barbiana, è diventata la pietra d'angolo della Chiesa del futuro. Questo rende Milani attualissimo in tutti gli aspetti, non solo religiosi ma anche sociali, basti pensare al tema della scuola. L'appuntamento era organizzato dalle ACLI di Arezzo ed è stato aperto dal saluto del vescovo Andrea Migliavacca, arricchito poi da una riflessione di Rosi Bindi. Sì, credo che Don Milani ci aiuti a interpretare un pensiero che potrei dire così: la Chiesa che vorremmo. Allora la Chiesa che vorremmo, Don Milani ce la racconta come una Chiesa profetica, capace di dire la verità nel suo mondo e quindi nel mondo di oggi, una Chiesa profondamente evangelica che vive la verità della parola del Vangelo, una Chiesa che accompagna la vita delle persone, lui nell'educazione, e la Chiesa può farlo oggi in tanti ambiti, i giovani, i ragazzi, l'accompagnare gli anziani, le dinamiche, i processi culturali, ma è accompagnare la vita. Ecco, penso che Don Milani ci dia una bella immagine di Chiesa e che anche noi possiamo raccogliere come testimonianza per essere più evangelici. C'è stata una buona partecipazione, sono contento perché questo serve anche per approfondire, per tornare a stare insieme, a dibattere insieme i temi, perché uno degli insegnamenti secondo me importanti è che proprio lui nell'insegnare ai ragazzi seguiva il dibattito sui vari temi e li in qualche modo portava a confrontarsi l'un l'altro per tirar fuori idee, per tirar fuori situazioni, emozioni. Credo che lo stare insieme, anche dopo questo periodo di segregazione, diciamo così, obbligata, è importante perché ravviva come dire, il confronto tra le persone, che è quello essenziale che rafforza anche la democrazia.